riunione oggi più tecnica per la viabilità per quanto riguarda la bomba che dovrà essere... Sì, abbiamo definito il piano di evacuazione, il piano della viabilità annesso a questo importante ed esigente piano che ci vedrà tutti dover collaborare nella giornata di domenica. Siamo a buon punto, domani faremo la dovuta presentazione alla stampa insieme al sindaco di Taggia e a sua eccellenza il prefetto. Quando la squadra lavora tutta per lo stesso risultato, l'obiettivo ci auguriamo possa essere quello della vittoria. Una delle domande che i cittadini si sono fatti più spesso è quella riguarda l'autostrada, sarà aperta, però si potrà scendere a Taggia? Allora, parrebbe che il casello autostradale in attesa di comunicazioni ufficiali rimanga aperto sia in entrata che in uscita, evidentemente per tutte le maggiori informazioni saranno date domani in sede di conferenza stampa, in quanto ci potrebbe essere una limitazione sui carichi e soprattutto sui percorsi da fare una volta usciti dall'autostrada. In ultimo, unitamente al sindaco Cone, abbiamo chiesto ancora una volta l'opportunità di usufruire del pedaggio gratuito nel tratto compreso tra Imperia Ovest e Sanremo. Credo che sarebbe un buon segnale che Autostrada dei Fiori può dare in questo momento, soprattutto di disagio per i cittadini. Pensiamo anche che la via Aurelia è l'arteria principale, proprio per il tratto tra Riva e Taggia non c'è presente la Aurelia Bis, quindi riteniamo che questa misura possa favorire anche gli abitanti della Valle Argentina che nell'immediato entroterra hanno necessità di avere appunto una viabilità che funzioni, che continui a funzionare. Anche perché non hanno alternative. Non hanno alternative, ci sarà una strada che noi intendiamo dire di mezza cornice che dalle Periane porterà a Pompeiana, poi la provinciale per Pompeiana è assolutamente agibile, quindi valuteremo in quella sede tutto ciò che è da fare. Ci auguriamo che Autostrada dei Fiori, compatibilmente con quelle che sono anche le concessioni ministeriali, possa venire incontro a quelle che sono le esigenze dei comuni.